Come ogni anno si è celebrata presso il Colle della Sietta la rievocazione storica della battaglia del 1747. Grazie ad una radiosa giornata di sole è potuto andare in scena il programma completo, che ha compreso la messa in piemontese e la riedizione di un momento dello scontro con figuranti in costume dell'epoca. Al Colle della Sietta, il 19 luglio 1747, ha avuto origine il Piemonte moderno. L'epica resistenza dell'esercito austro-piemontese contro i francesi ha posto le basi dell'allargamento dei confini della nostra regione sanciti dalla pace di Aquisgrana nel 1748. A oltre 2.500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa si affrontarono 20.000 francesi e spagnoli guidati dal cavaliere Bellisle e 7.500 piemontesi del generale Caccherano di Bricherasio. Si trattò di una vittoria eroica. Dopo 5 ore di aspri combattimenti con il calar della notte, i francesi si ritirarono. L'ironico appellativo dei piemontesi, Bugianen, deriverebbe proprio da questo scontro. La manifestazione della Sietta, che costituisce anche la festa del Piemonte, si richiama ai principi della fratellanza piemontese e per questo sono state ricordate tutte quelle persone che hanno speso la loro vita per difendere e tramandare l'identità della nostra regione. Qui ci sono le origini dell'Italia. Grazie a questa battaglia il Piemonte è quello che è, quello che è stato. Con il trattato di Utrecht successivo si è consolidata si è affermata questa possibilità di un paese importante che ha dato origine poi all'Italia, e quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che questa battaglia è stata l'inizio dell'Italia, con una frase che è Bugianen, cioè stai fermo, no? E stai fermo rispetto ai tuoi valori, non rispetto alla paura.